Buonasera, voglio per forza Napoli. E crec. E che? A quando ti veni prima sti quattro? All'Atalanta in prima sti quattro. Tanto che mo c'è la Roma. Ah, finalmente, finalmente. Ma Roma ha fatto un tiro a porta. L'ha fatto un tiro a porta. A me non mi risulta proprio. Primo gol di Insigne, gran bel gol, ma ne ha cominciato a dire alla Maradona perché ne ha manco pito culo. Ne cominciamo. Punto primo, perché voglio precisare. Poi, parlando di giustamente di Insigne, una tecnica un po' più credibile. Allora, io non è che voglio fare polemica, però se io parlo per me, parlo per me, parlo. Ma se stavo posto due, gli arriva segnato, là come minimo ci stavano in lacrime, con quella dedica, come minimo. Ha fatto come tanti, hai fatto una dedica come non tutti, ma tanti di loro hanno fatto la dedica a Maradona quando hanno segnato il gol. Uguale, non è cagnato niente. Molti dicono napoletano, napoletano, sì, napoletano, per carità, hai fatto una bella partita, nessuno ti toglie i meriti, hai fatto un gran gol, però dire pure il gran gol che hai fatto, che è alla Maradona, io vi dico che questo è il 50° tiro tra punizione, eccetera, che ha fatto Insigne, e quindi è Gyudain finalmente. Poi dire che è una punizione alla Maradona, io vi ricordo che Maradona van virava a cadinda, ecco. Proprio cao, anzi proprio cao. Maradona van virava a cadinda. Pure se aveva un portiere non scampava nessuna parte perché la palla stava qua. Proprio cao. Vedete? Cao. Cao. Van virava. Che lo si punizionava Maradona. Quindi non esaltiamolo troppo. Ha fatto una bella gara. Gol di Insigne, primo gol, secondo di Fabian Ruiz, un tiro infame, un tiro proprio infamone, un tiro infame proprio, quel tiro è andato con quella lentezza che lo portiere che guardava, proprio un tiro infamone. Poi il gol di Ciro Mertens. Anche su Ciro Mertens devo dire la mia, io l'avrei già messo in panchina già dal secondo tempo, perché per me, vedete, è così su, per carità, a Mertens lo tengo in tuo cuore, per me è un cuore mio, Mertens. Però quando sbaglia in un gioco buono, si ci aderisce, non è che sono così, come per dire, come dite voi con Insigne. Insigne oggi ha giocato molto meglio di Mertens, ma molto, ha segnato pure. Come, vabbè, alla fine ha segnato pure Mertens, però Mertens già per esempio ha scacciato, o come si dice, all'inizio del secondo tempo, ma subito, perché non mi è piaciuto proprio. Però i campioni questi sono, come te ne sono, te purgano, e hanno purgato tre, e poi il quarto, e là non dica da Maradona perché non voglio paragonare a nessuno perché non esiste un paragono con lui, col dio del calcio. Ma si è scartato tutto. È pure utile. E ha segnato. Ha fatto e sono 4 gol. Poker d'assi rifilati alla Roma. E stiamo pure noi là. La classifica è cortissima proprio. Ma proprio corta. Il Milan continua a vincere, voglio. Il Milan. Anche senza Ibrahimovic, cosa che mi sembrava un po' ho detto, ma ha perso Ibrahimovic, sta infortunato, sapete? Mo' vengono pochi in difficoltà, però ha vinto, anche se a Fiorentina non avresti chissà che. Però, come dice, comunque il Milan sta giocando bene, non sta perdendo nessuna partita, ma non può camminare sempre così, perché sennò il campionato finisce a fine dicembre. Se è così, niente, sono contento. Questa vittoria va a uno solo, e avete capito di chi mi riferisco.
al dio del calcio, Dios, che sono 4 giorni, raga, vedete, mo ho preso il sorriso un po', ma sono 4 giorni che non riesco a ridere appieno. Perché non... Allora, io Maradona l'ho vissuto, la mia infanzia, cioè avevo 11 anni, ho visto una partita sua, però non immaginavo che ma la morte di Maradona mi entrasse così dentro, ma così dentro, che come se sarebbe venuto a mancare uno di famiglia. E non vi sto dicendo stronzate. E perciò vi ho detto, avete visto pure il video che là non sono riuscito a trattenere le lacrime. Perciò vi ho detto: ma sì, Alice, guarda, non donavolo. È tutto st'amore che tengo per Maradona. E si è fatto sto gol. E già come appena gli si è segnato, ma si mi sa giagna. Subito, conoscendomi, così. Lui l'ha fatto la dedica, così. Però non mi dicite che è quel... l'idolo come Bippa si chiama? Insigne. Sapete chi è? Alessandro Del Piero, un altro che io personalmente alzo le mani perché l'ho sempre temuto e sempre rispettato, sia come calciatore e sia come uomo, sempre. Infatti mi sono molto incazzato di Rubentini che l'hanno mandato via perché lui dicono che voleva giocare, ok, però un posto in da società ce l'avrei riservato. Invece avete fatto fare una fine che non era questa per me. Poi, ritornando sul capitolo, pure Maradona, ho sentito Caprini, ma Capri, io forse ho capito perché poi a dire pure se stava a Torino Maradona non sarebbe morto. E chi dai tu, patatern, a te? Ognuno di noi ha un suo destino. Il destino di Maradona era questo, è stato. E ripeto, Maradona non ha fatto male a nessuno, solo a se stesso. Maradona, come uomo, ha sbagliato. Io su certe cose di Maradona non ho mai condiviso, tipo la droga, tipo di riconoscere il figlio dopo tanti anni. Tante cose sue, private, e sono affari suoi, affari suoi. Però certe cose come umano l'ho sempre ammirato, perché Maradona aveva sempre una parola bella per tutti, sempre. Con Del Piero, quando si ricordò al Bernabéu che Maradona si alzò in piedi e lo applaudì, il re del calcio applaudì a Del Piero. Tante cose, tante. Poi devi sentire a Mughì, a Laura Pausini, a Cruciani. Devi sentire tutta questa munizia di gente che vogliono parlare della vita privata. Ma la vostra vita privata, chi la sa? Nessuno. E sapete perché? Perché voi non siete nessuno. Allora, quando voi fra 100 anni non ci sarete più, sarete ricordati un giorno, ma massimo due. Maradona, sono 4 giorni che Napoli piange e piangerà per molto. Ma Maradona, dalla sua morte, ormai è diventato leggenda. Voi, alla vostra morte, dopo 2 giorni, sarete un ricordo. Voi due, cioè Cruciani, chi là. Ma manca mezza giornata, secondo me, nemmeno mezza giornata. Gli altri un po' più famosi, tipo Pausini e Chillata, saranno ricordati qualche giorno in più così. Ma poi stop, sarete solo terra per i vermi. E basta. E basta. Allora non scampo. Ma Maradona, dalla sua morte, è diventato leggenda. Sapete che significa leggenda? Perché Maradona è leggenda, non è più il dio del calcio, perché prima stava... Ma adesso Maradona è leggenda del calcio.
gli ho detto tutto, però mi fa piacere che molti, ho visto molti juventini, milanisti, tutti quelli che amavano il calcio, poi della mia era, amava Maradona per il campione che era. E io sono soddisfatto, ve l'ho detto e ve lo ricordo, io sono molto soddisfatto che Maradona, io l'ho vissuto e che ha giocato nella mia squadra. Sono molto soddisfatto. Che stai? Vabbè, lasciamo stare, perché sennò mi commuovo un'altra volta. Lasciamo stare. Un bacio. Abbiamo vinto 4-0. 4-1, bello. Zuzu, zuzu. Ciao, Dio. Ciao. Questa vittoria è per te. Ciao, Vaiu. Forza Napoli. Sempre. Perché tutto riesce. È munnez. È sì che. Ecco, bippo, di che fa. Ciao, Vaiu. Forza Napoli. Pa 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 p